Ciao ragazze, top, benvenuti in un nuovo vlog. Allora, oggi niente trucco, voglio lasciare respirare la pelle, anche se comunque non ho trucco mai, trucco gli occhi, la bocca, però oggi natural. Allora, chi ha visto la di ieri, avrà visto che dicevo, ma qua c'ho i capelli più chiari, così. No ragazzi, praticamente è proprio il riflesso della tinta che sono andata a fare, il castano naturale. Infatti c'era scritto sulla scatola che i riflessi poi sarebbero usciti in modo naturale. Infatti ce li ho anche dall'alto, non solo in basso. Quindi mi stavo già preoccupando di dover fare un'altra tinta, invece no. E poi vi faccio vedere il mio outfit of the day. E niente, andiamo a ritirare la spesa all'Iper. E poi non lo so, vediamo. Oggi è domenica, vediamo. Comunque è una giornata abbastanza uggiosa. Non mi pare stia piovendo, però mi sa che fra un po' viene a piovere. Comunque fa freddo e io ho rimesso su questo perché comunque ieri l'ho messo solo per fare la live e poi l'ho tolto e sono pulita, cioè l'ho pulita, mi sono lavata anche oggi. Vabbè, è scontato queste cose, non c'è neanche bisogno che le dico. E l'ho abbinata a questo jeans bellissimo con i frufru, li chiamo io. Non so, pompon, insomma, è bello, poi lo vedrete. E lo abbino ai miei Similac di Primark. Ci vediamo fuori. Ciao! Eccoci qui, ragazzi. Siamo venuti a ritirare la spesa e mio marito è già dentro, vi faccio vedere. Comunque ho su questo giubbottino qua, carissimo, che è un parka corto, sì, di Hello Kitty di Primark. Non c'entravo praticamente più e adesso mi va anche bello morbido e sono contenta. Risultati top. Vediamo. Amore, girati. Guardate che bello mio marito. È dimagrito, amore. Bravo. Questi sono i frufru che vi dicevo del pantalone. Come si può questo pavimento? Questo perché ha piovuto. Qui siamo qua. Il nostro carrello è uno di quelli lì, credo. Questi però sicuramente li faccio stringere perché mi piacciono tantissimo perché hanno questo qui in basso. Sono così. E questi qui appunto sono simili ad di Primark. Questi sono di Shein, ma vabbè, anche se dovessi mettere una cintura rimane largo, però mi piace il petto e niente, questo. Allora ragazzi, faccio brevemente vedere cosa abbiamo preso dalla spesa. Praticamente siamo andati là, ma non solo a noi, mancava metà spesa. Quindi, vabbè. Allora, abbiamo preso, perché hanno detto che oggi era l'ultimo giorno del sottocosto, poi in più domenica. E allora, vabbè, quindi ci ha consigliato di farla la mattina, poi andare a ritirare quando vogliamo, di mettere come ritiro il mattino. E così almeno siamo sicuri che troviamo tutto. Allora, abbiamo preso questo mega pacco da 1,25 kg dell'ultima Natur delle gatte, che era scontato e quindi è stato veramente un ottimo affare e almeno per un bel po' ce l'hanno. Poi una, non so perché una, ce n'era solo una, ragazzi, perché avevo fatto più scorta, però vabbè. Queste qua le loro solite Mon Petit Gourmet. Poi per mio marito l'ha voluta prendere perché la vuole bere una a San Valentino e le altre le tiene per quando ci saranno occasioni, perché è la Coca-Cola Zero. E abbiamo visto, adesso non so come farvelo vedere, magari apro una lattina e vi faccio vedere. Ah no, qua ragazzi, guardate che praticamente ha zero. Cioè, per
Però c'è lo specifico, c'è qua proprio zucchero. Aspettate un attimo. Ecco, guardate. Allora, qua dice grassi zero, carboidrati zero, zuccheri zero, proteine zero, sale 0,2. Di certo non è una cosa che va, cioè, diciamo, wow, beviamola tutti, però rispetto a quella normale, questa c'ha zero di tutto. E quindi, ah, anche il tappo è nero. Vabbè, comunque questa qua è la Ma Coca Zero. tre servono anche per il compleanno, che poi si compra una bottiglia e basta. Ok, non so perché sta facendo sfarfallio la luce. Amore mia, c'è la luce grande perché fa un po' sfarfallio. Aspettate un attimo, ragazzi. Sì, qua c'ho un graffio, vedete? Forse è questa che dovresti spegnere. Sì, era questa qua su. Allora, poi i fagiolini, questi qua. Forse questi li mangiamo stasera, dell'Iper, poi dell'Aia, due petto di tacchino, questi qua cotto al forno, sono molto buoni, questo accompagna con un pomodoro o una verdura, e poi due bresaola, questa è molto buona col limone sopra, che cose comunque dietetiche. E io questo ne ho preso solo uno perché questo piace a me. Mio marito sì, lo mangia se c'è, però preferisce quello normale. Allora io ho detto vabbè, per mezzogiorno magari, così questo è molto buono con queste erbe. Poi una confezione di hamburger, questo è qua bovino adulto che non c'erano di vitello. Poi il mio amato rosmarino, che praticamente io con questo ci condisco tutto, ci faccio i condimenti praticamente, questo in polvere, perché quello lì con le foglioline non lo sopporto. Qui è bagnato dai fagiolini. Poi per il minestrone avevo finito questo, il dado Knorr, questo qua vegetale. Ne metto veramente poco, metto solamente questo nel minestrone. Sinceramente non so i valori energetici, però guardate, carboidrati 0,7. Zuccheri 0,5 per 100 ml, questo qua tutto intero è 150, quindi diciamo che è ottimo. Anche grassi 0,5, quindi io ne usavo poco, amore, cioè a proprio pochissimo, perché non avevo mai, non ci avevo fatto mai caso. Comunque questo qua, quando mangiamo il minestrone, ci lo condisco con questo, ragazzi. Poi abbiamo preso i finocchi, questi qua ce ne sono dentro tre, questi lessati sono buonissimi, 1,25 euro. E infine, vabbè, poi abbiamo preso anche due casse d'acqua, Sant'Anna da 8, che non ve le faccio vedere. E poi super offerta, miracolo, mi fa, era l'ultimo, ha detto il ragazzo, che gentilissimo, il caffè Lavazza, anche se mio marito c'ha scorta, c'è ancora tanti da finire, però questo qua, 80 capsule, il Lavazza, quello rosso. Invece che 30 euro ho pagato 13 euro, cioè ottimo, ottimo, ottimo. Infatti al carrello non me ne faceva prendere due, me ne faceva solo prendere uno, però si vede che in tanti hanno preso, e questo è veramente pazzesco, sotto costo top, e quando ci sono queste offerte insomma conviene. Adesso vi faccio vedere invece cosa mi ha preso mio marito l'altro giorno all'Atun, di sua spontanea iniziativa veramente. E sono rimasta contenta perché io cercavo sul sito e non c'era, e ve lo faccio vedere adesso. Guardate, allora, questo qua praticamente, Aspetta, sapete provo io, che dai. sì, grazie, grazie amore. Praticamente di qua, magari aspetta, ecco così, grazie. Io faccio la slitta ogni anno, a parte che quest'anno non l'ho tirata fuori perché non avevo il pezzo di quest'anno, perché ho provato a comprarla ma era già sold out. Siamo andati in negozio, mio marito ha chiamato, gli ho detto sì, c'è. Guardate che bella, questa appunto 2023, perché è appunto Natale, non è 2024, perché è Natale 2023, e quindi molto molto bella, e sono stata contentissima che mi ha fatto questa sorpresa. La metto via insieme alle altre, almeno ho la zizia completa e sono proprio al top e allo yeah. Grazie amore mio. Ma poi, Guardate là, che si vedono ancora i pandori che abbiamo, non li abbiamo mangiati. Ah, guardate lo specchio, sì, lo specchio, l'orologio io non lo pazzesco. guardo. Guardate che bello. Quello preso su Temu è bellissimo. C'è Michael Myers, Jason Voorhees, Freddy Krueger,
e basta, sì, loro tre ci sono, top, 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 top. Sì, l'albero in cucina devo ancora togliere, però tutto il resto l'ho tolto, ragazzi, sono a buon punto. Ma com'è dolce questa bimba bella che dorme. Amore, amore bella. Tutta la sedia occupa. Ma oh, che amore che è. Qui ho radunato l'albero di Natale, la renna, e qui c'ho l'altra renna e due Babbo Natale. Devo riorganizzare lo sgabuzzino, poi metto via tutto. Quanto è dolce questa bimba bella. Amore. Mamma mia, che tenera che è. Lei è Yumi. Mamma mia, che tenera che è. È Yumi. Ebbene, ragazzi, allora mi sono fatta la coda perché mi devo mettere a cucinare la cena e è meglio tenerli legati i capelli quando si cucina. E ovviamente preparo cose dietetiche. Andrò a fare i pomodorini ciliegino con l'origano, così dà un po' un sapore in più, un filo proprio filo filo d'olio. Poi devo cucinare la carne e niente, quello è la nostra cena. Adesso vado a preparare il tutto e poi quando è pronto vado a svegliare mio marito che sta riposando un po'. Guardate che bellissimo tramonto alle mie spalle, stupendo. Niente ragazzi, la dieta procede benissimo, i risultati sono sempre più evidenti e sia io che mio marito siamo soddisfatti e orgogliosi di noi stessi. Bene, io vi saluto adesso, spero che questo vlog, che non è stato lunghissimo, però vi sia piaciuto. Vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!